Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Sono in una posizione alquanto diversa dal solito perché in questo cartone, che ora vi farò vedere meglio, c'è la nuova sedia di Cooler Master, la Caliber R1. Questa sedia è stata gentilmente offerta da Cooler Master. Ringrazio Alessandro e ringrazio Cooler Master per avermi fornito questa sedia. E oggi vedremo semplicemente un video di montaggio e la mia reazione finale di questa sedia, appunto, se sarà comoda o meno. Ovviamente sarà tutto un grandissimo time lapse, quindi godetevi lo show e ci vediamo a fine video. Ragazzi e benvenuti in questo video, anzi nella parte finale di questo video, per la recensione di questa sedia di Cooler Master. Allora, io l'ho provata per circa un mese, sì, avete capito bene, mi sono preso circa un mese di tempo per provarla e vedere appunto a lungo andare se rimaneva effettivamente così comoda come l'ho trovata fin dall'inizio, e devo dire che è rimasta esattamente in quel modo. La trovo molto più comoda della mia precedente sedia, che era quella della K Racing, quella blu e nera. Sicuramente avete visto il video, ma comunque sapete di che sedia parlo. Questa invece di Cooler Master l'ho trovata più rigida, l'ho trovata molto più comoda. Inoltre lo schienale si può abbassare molto di più e si può alzare in maniera più pratica, e essendo appunto più rigida come sedia mi permette di stare in una posizione veramente più che comoda, direi giusta per il lavoro che faccio. Infatti molto spesso si tende ad avere il problema di assumere una posizione scorretta durante le lunghe sessioni al computer, e inoltre la maggior parte delle sedie comunque si vanno a comprare di questa tipologia appunto è per il gaming, per le lunghe sessioni di gaming. Questo non vuol dire che le lunghe sessioni di gaming non possono essere lunghe sessioni di editing. Detto questo, la mia precedente sedia però dopo un po' di tempo si è andata a un pochettino più ad ammorbidire, e inoltre non era così rigida fin dall'inizio, era un pochettino più morbida. Questo cosa vuol dire? Che sì, inizialmente ok, era forse più confortevole, questa l'ho trovata molto rigida, quindi inizialmente ho detto ma è scomoda. Invece fortunatamente, provandola per così tanto tempo, ho potuto vedere i lati positivi di questa rigidità. Infatti, assumendo la posizione corretta e mantenendo quindi la schiena dritta, il collo appoggiato a questa parte qui, che è veramente molto comoda, intanto il monitor si accende di dietro, che è veramente molto comodo, mi permetteva appunto di rimanere dritto. Non c'era un movimento che c'era invece nella precedente sedia, appunto essendo più morbida si andava ad abbassarsi o assumere una posizione scorretta. No, questa ti permette tanto di stare dritto. Ovviamente se tu vuoi stare inclinato, cosa devi fare? Devi abbassare lo schienale, ma comunque la schiena, la postura rimane comunque corretta. Poi certo dipende ovviamente da te, se assumi una posizione volontariamente scorretta è un altro discorso, ma se assumendo una posizione scorretta, per esempio se io adesso mi metto così più abbassato,
come vedete io ho sceso la testa, in questo momento ho la schiena messa sbagliatissimo. Ho dolore, cioè ho un fastidio alla schiena. E questo mi riporta a stare invece dritto, dove non ho nessun tipo di problema. Questo per molti potrebbe essere definito anche un difetto, uno svantaggio rispetto a una positività. In realtà non è così, perché anche se all'inizio vi sembra scomodo, in realtà vi aiuta molto, vi evita problemi alla schiena, vi evita assumere una postura sbagliata durante le lunghe sessioni di gaming o appunto di editing. Le mie considerazioni finali, partendo anche dai materiali eccetera, buone. Sono del buoni materiali, non mi sento di definirli ottimi, perché c'è stata qualche pecca durante il montaggio, che ho visto qualche diciamo errore magari nella stoffa, anzi nella pelle, veramente, perché è in pelle, e nelle rifiniture, ecco. Però questi sono errori che possono succedere durante la produzione eccetera. Ovviamente questo lo dico appunto nella parte che dove sto analizzando i materiali, perché comunque mi è capitato questo. Ora, non vuol dire che tutte le sedie siano così, abbiano insomma questo difetto. State molto attenti quando si vanno a fare queste distinzioni, perché è importante. Il bracciolo dove appoggio il braccio è molto comodo e prende veramente diciamo rende il braccio messo nella posizione corretta, soprattutto quando si è dritti, esattamente come sono io adesso. La comodità è che si possono alzare più dell'altra sedia e abbassare in maniera molto molto rapida. Non è scattante il meccanismo, ma è proprio un click, è facilissimo, e si può tranquillamente trovare la posizione più corretta. Ad esempio, li abbasso nel momento in cui devo per esempio giocare, quindi ho il pad, non lo tengo alzato, lo tengo più basso per evitare di tenere le braccia piegate così. Vado appunto ad abbassare i braccioli e devo dire che sono veramente veramente comodi. Per quanto riguarda la stabilità, è veramente stabilissima, è molto molto ferma come sedia. Funziona veramente bene, vi ripeto, è passato comunque un mese tutti i giorni usandola, spostala, siediti, stai molto seduto, fai movimenti, assolutamente. È rimasto veramente un ottimo meccanismo e la rigidità è rimasta, cosa che io ho apprezzato tantissimo. Devo dire, la preferisco di gran lunga all'altra sedia, e io non pensavo, perché quella sedia veramente mi aveva colpito fin dall'inizio. Ne avevo provate altre, lo sapete, più affezionati del canale se le ricordano, ma questa le batte tutte, perlomeno per me, a mio gusto e secondo le funzionalità che vi ho appena descritto. Un'altra cosa che funziona bene, non benissimo in realtà, è il meccanismo di alzata o di discesa della seduta. In discesa non ci sono problemi col peso che scende, devo dire abbastanza lentamente, non di botto come può succedere su altre sedie, mentre la salita è molto lenta. Ecco, questa non l'avrei fatta proprio di scatto che parte la sedia, però un pochettino più veloce, mentre anche qui la salita è più lenta. Ovviamente una volta che trovi la tua posizione non è che vai a scendere a salire la sedia, però è giusto anche questo dirla per spiegare nei dettagli i pro e i contro di questa sedia. Rapporto qualità-prezzo? Perfetto. Vale la spesa che ha. Sicuramente io ve la consiglio. E poi devo dire che il contrasto nero-viola ci sta perfettamente, anche se ho visto un post su Instagram, ve lo posso dire, perché l'ho visto ieri, se non sbaglio, 2 giorni fa, di altre colorazioni. Non so se sono uscite o se usciranno, ma secondo me arriveranno presto. Io ringrazio tantissimo Cooler Master per aver fornito questa sedia e faccio i complimenti assolutamente per questo prodotto, che lo trovo più che valido. Se avete qualche domanda, scrivetela nei commenti. In descrizione trovate tutti i link dei miei social e del link di questa sedia. Per questo video è tutto, ci vediamo come sempre ad un prossimo video e ciao a tutti.